Prato guadagna posizioni e sale al 31° posto nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. La pesca di Prato diventa un panettone grazie alla collaborazione tra un pasticcere e un bakery chef. Il Prato pareggia in rimonta col Fanfulla dopo aver sbagliato un rigore. Buongiorno dal telegiornale di TV Prato, apriamo questa edizione con la consueta classifica del Sole 24 Ore dedicata alla qualità della vita. Prato è 31esima in Italia, bene affari e lavoro, male sicurezza e giustizia, vediamo. Prato recupera 14 posizioni rispetto allo scorso anno e si colloca al 31esimo posto della classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. La mappa del benessere, stilata dal quotidiano economico, vede sul podio nazionale Udine, Bologna e Trento. 90 gli indicatori presi a riferimento per stilare la graduatoria, suddivisi in 6 aree tematiche. Per quanto riguarda affari e lavoro, Prato è settima su 107 province grazie al primato nazionale delle imprese straniere, al buon tasso di occupazione, al terzo posto per percentuale di imprese che fanno e-commerce e al minor divario retributivo di tutta Italia tra i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato. Alla voce ricchezza e consumi, Prato è 40esima e ha recuperato in un anno 18 posizioni. Bene le riqualificazioni energetiche, 18esimi in Italia con 171 euro spesi per abitante, bene per i pochi percettori del reddito di cittadinanza, male per l'indebitamento, siamo al penultimo posto nazionale considerando l'incidenza dell'esposizione media residua dei finanziamenti rapportata al reddito medio dichiarato. Molto brutta la pagella pratese per quanto riguarda giustizia e sicurezza. Qui abbiamo recuperato 5 posizioni, ma restiamo al 93esimo posto in Italia. Sono negativi quasi tutti gli indicatori di questa classifica rapportati alla popolazione. 99esimi per numero di denunce ogni 100.000 abitanti, 104esimi per rapine di strada, 87esimi per furti in abitazione e 96esimi per reati di droga. Prato si posiziona molto bene nella classifica di ambiente e servizi, per cui siamo 12esimi in Italia. Ottima l'incidenza di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'accessibilità delle scuole e dei comuni, buona la qualità di vita dei bambini, 27esimo posto nazionale, considerando asili nido, aree giochi, presenza di pediatri. Molto buona, 19esimo posto, è ritenuta la qualità di vita dei giovani e ottima quella delle donne, per la quale Prato è terza in Italia. Piuttosto negativa, siamo 70esimi su 107 province italiane, è ritenuta la qualità di vita degli anziani, considerando 12 parametri, tra cui presenza di orti urbani, biblioteche, farmaci ed infermieri. Sul fronte sanitario, anche l'indagine del Sole 24 Ore mostra il sottodimensionamento dell'ospedale Santo Stefano. I posti letto disponibili per specialità ad elevata assistenza ogni 10.000 abitanti a Prato sono soltanto 1,3 a fronte di una media nazionale di 3,8, un dato che ci pone al 102esimo posto su 107 province italiane. Per lo più positive le performance relative a cultura e tempo libero, siamo 40esimi in Italia grazie ad una ricca offerta di spettacoli e ad altri indicatori premianti come la copertura di banda larga internet e la partecipazione elettorale. È sospettato di aver partecipato lo scorso maggio ad una rapina ai danni di un cinese a Prato, l'albanese di 36 anni arrestato dai carabinieri. Nel corso della rapina era stato portato via un orologio da 80.000 euro. L'uomo si era rifugiato nell'abitazione di alcuni familiari a Campi, ignoti al momento gli altri due autori della rapina. Continuiamo con la cronaca. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in Viale Fratelli Cervi. Un uomo di 75 anni ha perso il controllo dell'auto per causa in via di accertamento con il veicolo che si è poi ribaltato su un fianco. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco prima di essere trasportato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Dalla collaborazione tra il pasticcere Giancarlo Bettazzi e il bakery chef Alessandro Niccolonnesi nasce il panettone Pesca di Prato. Scopriamo di cosa si tratta. Un dolce tipicamente natalizio ne incontra uno tutto pratese, dando vita al panettone Pesca di Prato. È l'ultima creazione nata dalla collaborazione tra il pasticcere Giancarlo Bettazzi della pasticceria Filippo e Giancarlo e dal bakery chef Alessandro Niccolonnesi. Il dolce mantiene le caratteristiche del panettone, anche se nella forma e nel gusto ricorda la Pesca di Prato per la presenza dell'alchermes nell'impasto. Il panettone Pesca di Prato ha anche una caratteristica giocosa e di condivisione, perché la crema pasticcera, elemento essenziale della Pesca di Prato, si trova nella confezione all'interno di una sacca poche che il consumatore può aggiungere a piacere. Strutturalmente, se si guarda bene, assomiglia
essendo due, sono un panettone che è diviso in due, in poche parole. Con dentro c'è dark M's e poi c'è dell'arancia e del cioccolato bianco anche. È un panettone open perché noi si dà il panettone dentro la confezione standard normale della busta, poi si mette abbinato una sacchettina a poche con dentro della crema che si può mantenere anche a lungo, da poter dire quando uno apre il panettone può essere anche una sua soddisfazione poterlo riempire o metterlo sulle fette del panettone al momento che lo serve. È una cosa un po' più bella anche per poter dire si fa il Natale e divertimento anche. Ecco. Siamo trovati con Giancarlo una sera cercando di ideare un prodotto che fosse comunque un prodotto con un'identità pratese forte, che è quella della pesca di prato, e portarlo però a un livello un pochino più spinto e quindi che potesse essere un dolce da ricorrenza per le festività natalizie e quindi condivisibile insomma in più persone. Ecco. Ci spostiamo a Poggio a Caiano, dove un gruppo di cittadini si è riunito davanti al municipio per protestare dopo che l'amministrazione ha deciso lo spostamento dell'area di sgambatura per cani da via Matteotti a via Lombarda. Il comune di Poggio a Caiano ha trasferito lo scorso 15 ottobre lo sgambatoio di via Matteotti in via Lombarda. L'area cani era stata inaugurata nel novembre 2022 dopo più di 10 anni di attesa da parte dei poggesi. Scatta così la protesta dei cittadini che già da dopo l'estate si erano attivati raccogliendo oltre 70 firme per ottenere la proroga dell'orario di apertura dello sgambatoio, ma senza ottenere alcuna risposta. Nelle 70 firme che abbiamo chiesto in estate chiedevamo la proroga oraria perché da ordinanza del sindaco c'era un limite orario che andava dalle 8 alle 21. Chiedevamo appunto una proroga almeno dalle 7 a mezzanotte perché, come sapete, i limiti musicali vengono imposti a quelle ore lì. Il sindaco poi non ci ha risposto in questo caso e ci ha comunque sia detto che veniva totalmente spostato perché quella non era un'area idonea e soprattutto perché aveva ricevuto diverse segnalazioni. Io ho fatto diversi giri anche nella zona. Mi risultano che siano state una o due persone, quindi a questo punto il sindaco deve darci delle risposte e ci deve dimostrare effettivamente quante segnalazioni ha avuto. Noi c'eravamo tutte le sere, vi posso assicurare che non c'erano cani che abbaiavano, anzi c'era un rispetto ed andavano veramente tutti molto d'accordo, quindi non si riesce a capire come mai possano averlo chiuso per trasferirlo in una zona dove tra l'altro non lo può usare nessuno perché bisogna prendere la macchina, perché è scomodo, perché ci sono le aziende. Sono molte le lamentele e i disagi che si sono creati per i cittadini dopo lo spostamento della suddetta area. Noi rivolgiamo lo sgambatoio dove era, più facile raggiungere, non c'era bisogno di prendere la macchina. La strada è a scorrimento veloce, c'è un solo marciapiede, dall'altra parte non esiste marciapiede. È giusto perché qui a Poggio abbiamo tanti campi, non è giusto andare lontano così a questi cagnolini. Noi si chiedeva uno sgambatoio per bene, per Poggio, soltanto questo. Dopodiché siamo assolutamente disponibili e aperti a trovare location che diano maggior conforto a tutti, di utilizzo e non di disturbo, perché noi vogliamo un posto dove poter far sgambare e socializzare i nostri cani, non vogliamo creare disturbo per nessuno. Parliamo adesso di calcio, pareggio e rimonta per il Prato sul campo del Fanfulla. I biancazzurri nel primo tempo falliscono anche un calcio di rigore, poi vanno sotto nella ripresa la rete del pareggio firmata dal capitano Cera. Un brodino come ricostituente per il Prato che riesce a pareggiare 1-1 sul campo del Fanfulla. Reduce da una settimana turbolente con il calciomercato in pieno fermento, la squadra del tecnico Raffaele Novelli ha dato segnali di ripresa al campo sportivo Dossenina di Lodi, giocando una partita di buon livello e sfiorando l'impresa di centrare la vittoria. Nel primo tempo le emozioni scarseggiano. Il Prato potrebbe passare in vantaggio sul calcio di rigore concesso per atterramento in area di D'Agostino. Dal dischetto Tedesco calcia come peggio non si può e Libertazzi para con facilità. Il Fanfulla, modesta squadra lodigiana, riesce a passare in vantaggio sul finale della prima frazione con il giovanissimo Kakou che mette la palla in rete mentre la difesa biancoazzurra fa le belle statuine. Ma la squadra a mio avviso ha disputato una buona gara sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto proprio di idee di organizzazione di gioco. Sicuramente poi quella prima parte abbiamo prodotto tantissimo e andare in vantaggio ti aiutava ad alcuni aspetti, però la squadra poi non si è demoralizzata, anzi siamo soliti ancora di più.
e non ne voglio tutti i rispetti a qualcuno, penso che la squadra meritava oggi 3 punti anche per quello che ha fatto dalla prima parte e negli ultimi 35 minuti, è stata sempre in cerca poi di volerla vincere. Nella ripresa il Prato aumenta i giri al proprio motore e domina la partita. Le occasioni bianca-azzurre si susseguono, il Fanfulla si limita a difendersi. De Paci di testa impatta bene ma debolmente, mentre Trovade in 2 circostanze riesce a rendersi pericoloso con 2 conclusioni che finiscono fuori bersaglio. La rete del pareggio arriva grazie al guizzo del capitano Cela. È un gol di pregevole fattura che allontana l'incubo dell'ennesimo passo falso e consente al Prato di pareggiare. Finisce 1-1, è un brodino caldo e poco più, ma in questo momento questo passa al convento. E adesso le previsioni meteo a quella del Consorzio LAM. Saluto dalla sala meteo del Consorzio LAM. Si avvicina una perturbazione che possiamo osservare anche dalle immagini del satellite. Il movimento delle nubi di tipo alto interessano tutta la Toscana, buona parte anche della penisola italiana per il resto della giornata di oggi, lunedì 4 dicembre. Cielo nuvoloso, molto nuvoloso su tutta la regione. Dal tardo pomeriggio in serata delle precipitazioni dapprima sulle zone centro settentrionali della regione, qualche fiocco di neve anche sulle zone appenniniche a quote attorno ai 1000 metri. Per la giornata di domani, dopo una notte, una prima parte della mattina ancora a tratti perturbata con qualche precipitazione, anche qualche temporale lungo la fascia costiera centro-meridionale, spazio per schiarite su tutta la regione, permane ancora però la possibilità di qualche breve piovasco sia sulle zone costiere che lungo l'Appennino per domani, temperature in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione. Ed è tutto anche per questa edizione del telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 20:30. Grazie di averci seguito. Buona giornata.